La rivolta dei rifiuti, così è stata ribattezzata la singolare protesta di alcuni cittadini di Porto Empedocle, abitanti che, esasperati dallo stato di degrado e sporcizia in cui si trova la città, ieri sera hanno innalzato una barriera in Via Trento fatta di immondizia. La rivolta in Bedoclina, ragazzi. Dai, che c'è? Che sta succedendo? Una montagna di rifiuti spostati per ostruire il passaggio di qualsiasi mezzo. Ma ciò che è accaduto è successo anche nella discesa Grazzonelli, vicino a Piazza Chiesa Vecchia. Mettevo questa fretta perché capivo che la gente era esasperata, non ne poteva più. Per certi versi anch'io mi sento esasperata, perché è brutto sentirsi un po' abbandonati dalle istituzioni statali e regionali, perché evidentemente quando un sindaco dice qualcosa non si deve verificare come Cassandra, che vede le situazioni, capisce che cosa potrebbe succedere, però non, nessuno fa nulla. Perché evidentemente ora che sta succedendo una vera e propria rivolta per le strade e vengono bloccate, poi la colpa sarà dei cittadini esasperati, che in effetti non devono dar luogo a questi episodi, ma devono mantenere la calma perché siamo una comunità e tutti stiamo cercando di lavorare per risolvere il problema. È il risultato dei pregressi giorni di mancata raccolta dovuta all'astensione dei netturbini dal lavoro che avanzano 5 mensilità. La spazzatura indifferenziata è abbandonata a tonnellate ad ogni angolo della città. Il pattume sulla strada è talmente troppo che, considerato quanto ne produce quotidianamente la città e quanto è consentito al comune marinaro smaltire giornalmente, servirebbe circa un mese per tornare ad avere le strade sgombere. A questi problemi si è aggiunta anche l'impossibilità di conferire nella discarica di Lentini, con cui il comune ha accumulato debiti. Adesso i rifiuti vengono stornati nella discarica di Gela. Non si possono lasciare così i sindaci al fronte da soli e rappresentare delle istituzioni assenti o tardive nei loro interventi. C'è gente qua che soffre perché l'aria è diventata irrespirabile. Le attività commerciali che soffrono. Si sta dando una pubblicità negativa del mio paese in tutta Italia e magari oltre, perché ci sono anche tanti emigrati. È un'immagine di questo paese che non corrisponde a quella che è la sua realtà. Ieri sera sul posto una volante della polizia e poi la Guardia di Finanza a presidiare le zone critiche. All'arrivo delle forze dell'ordine non è stato trovato nessuno intento a spostare rifiuti, ma è un fatto grave che ovviamente non può ripetersi, scontati i pericoli igienico-sanitari di ordine pubblico.